Davide Mazzanti, ormai il campionato si avvicina a grandi passi, a che punto è questa Rebecca in ormeccanica? Ma stiamo lavorando bene, siamo sicuramente a buon punto, il livello che abbiamo raggiunto per adesso è comunque buono, dobbiamo sistemare gli automatismi di questa squadra, però sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Una squadra che non si nasconde, i dirigenti parlano apertamente di scudetto, comunque insomma di vincere qualcosa che sia in Italia o in Europa. È giusto non nascondersi, per me la differenza tra far bene e vincere è netta. Se incominciamo a dirci che vogliamo fare bene non stiamo centrando il problema. Secondo me dobbiamo avere questa ambizione e dobbiamo costruire questa consapevolezza di potercela fare. È una Rebecca Indoormeccanica che in estate ha investito parecchio in un momento in cui si va un po' in controtendenza. Sì, questo è un privilegio avere questa possibilità. E noi l'abbiamo sfruttato secondo me al meglio senza però esagerare. Ci sono realtà che hanno avuto questa possibilità, però secondo me non l'hanno sfruttata come dovevano, perché un conto è spendere, un conto è espandere. Secondo me la società ha fatto passi giusti, misurati per avere una squadra competitiva ma senza andare dietro il mercato, perché poi c'è il rischio che se uno ha possibilità qualcuno se ne approfitti, e secondo me questo non è successo ed è segno di maturità. A voce ferme, che campionato ti aspetti? Un campionato diviso in due con 4-5 squadre davanti a tutte le altre, oppure un torneo equilibrato? Ma secondo me ci sono 5 squadre che sono di un livello superiore. E ho visto qualche squadra che gioca davvero bene, tipo Giaveno, e quindi penso che saranno loro a ridosso a creare poi problemi alle squadre di vertice. E poi c'è forse una parte della classifica che riguarderà 3 o 4 squadre che sono forse un livello un pochino inferiore rispetto agli altri. Hai una squadra con tante italiane, sai dove voglio arrivare, insomma questo potrebbe essere importante anche per l'Italia, il tuo nome è stato associato all'Italia, tu sei già in questo momento nello staff azzurro, comunque insomma al di là di questo la Rebecca Indoormeccanica che potrebbe essere una squadra importante anche poi per la nazionale. Sì, non ho mai fatto questa associazione, per adesso l'importante è puntare sugli obiettivi che abbiamo qui a Piacenza, poi se arriverà questa grossa opportunità ci penseremo. Nella mia breve carriera di Serie 1, questo è il terzo anno, ho avuto sempre la possibilità di allenare più italiani che stranieri, quindi sono più abituato a parlare questa lingua che l'inglese.